Molte persone anziane volevano vedere il Sankirtan. Puoi vedere Sankirtan prima di essere vaccinato, poi potrai vedere Sankirtan. Mahaprabhu, Mahaprabhu era molto stretto, non permetteva persone che avevano un carattere non devozionale a vedere Sankirtan. C'era anche la suocera di Srila Pandit, si era nascosta nell'angolo vicino alla porta. Mahaprabhu disse: oggi non mi sento felice. C'è qualche straniero che viene da fuori? Srivasa disse: non c'è nessuno che viene da fuori. Anche sconosciuto. Tutti i giorni veniamo qua e facciamo il bhajana. Dopo mezz'ora, Mahaprabhu disse: ci deve essere qualcuno dentro la casa. Srivasa andò a fare un giro per la casa e vede la suocera che era nascosta dietro la porta. E disse: per favore, vai fuori, Mahaprabhu non vuole. Quella volta c'era una persona che viveva semplicemente mangiando latte e frutta e faceva lo yoga. He was brought by Srivasa Pandit. E fu portato da allora Srivasa Pandit e chiese a Srivasa Pandit se lo portava da Chaitanya Mahaprabhu. Ma Srivasa disse: Mahaprabhu disse, non vuole. Ma questa persona disse: per favore nascondimi da qualche parte. E mentre Mahaprabhu danzava, nel mezzo della notte, disse: Srivasa, c'è qualcuno dentro qui? C'è qualche altro Vaishnava? No, signore. Non c'è qualcuno che non sia un Vaishnava. C'è solo una persona che si sostiene mangiando latte e frutta ed era ansiosa di vedere il tuo Sankirtan. L'ho tenuto solo nascosto da una parte. Questa non è la qualifica per vedere il mio Sankirtan. Uno che beve solo il latte e che si sostiene mangiando la frutta non è qualificato. Allora uscì fuori per persona grazie ai piedi del Signore. Mahaprabhu disse: tu sei arrogante, pensi di essere devozionale, non sai neanche il 1% di devozione, tu vuoi solo il nome. Tu dici che la mia qualifica è che io sopravvivo bevendo latte e mangiando la frutta. Questa non è la qualifica richiesta da un devoto. Non puoi essere un devoto. Non avere quell'orgoglio. Devi lasciare questo orgoglio. Devi essere nella routine del Vaishnavismo. Poi potrai raggiungere Vaikuntha, altrimenti non potrai. Sì, ti seguirò. Un altro giorno Mahaprabhu stava eseguendo Sankirtan di notte alle 11 di sera. Mahaprabhu disse: Srivas, c'è qualche pericolo dentro casa? No, tu sei nella mia casa. Che pericolo ci può essere? No, io penso che c'è qualcosa. Dopo un'ora, Mahaprabhu disse: Srivas,
cosa è successo? Nel tempo Srivas entrò in una stanza e vide delle donne che piangevano. Perché state piangendo? Loro dissero: tuo figlio è morto. Il corpo è là. Come possiamo rimanere qui senza piangere? Ma non piangete adesso, piangete domani mattina, non stanotte. Se piangerete, Mahaprabhu fermerà il Sankirtan. Quindi si rientrò nel Sankirtan e danzò felicemente. Mahaprabhu disse: Srivas, perché nascondi? Cosa è successo? Altri Vaishnava hanno detto che il figlio di Srivas Pandit, il bambino di 10 anni, è morto. Mahaprabhu disse: Sicuramente Mahaprabhu piangeva. Non ho mai sentito parlare di qualcuno che può continuare a mantenersi sereno anche quando suo figlio muore. E Srivas Pandit era come l'acciaio. Come poteva avere l'associazione di questo Mahaprabhu? Perché poi Mahaprabhu sarebbe andato lì dopo un po', avrebbe preso sannyasi. Non potrò più avere l'associazione di questo Mahatma. Poi Mahaprabhu andò da questo bambino. Il bambino si alzò e poi fu chiesto di sedersi. Perché stai andando via? Gli disse: tante persone stanno aspettando, ti stanno aspettando, perché vai via? Come posso rimanere? Il mio karma passato, il mio prarabdha karma, non posso rimanere qui. Sono rimasto qui per un po', adesso lascerò il corpo e andrò da qualche parte. Per favore permettetemi di andare. Mahaprabhu descrisse: The devotee is hard. Non so come il cuore del devoto it cannot be melted. Può essere sciolto. La mente di un devoto può essere sciolta dovuta alla separazione del Signore, non dovuta alla separazione di oggetti o cose materiali. Il devoto non piange mai. Adesso però Srivas Pandit è grande devoto. Mahaprabhu fece per un anno Sankirtan ogni notte nella casa di Srivas. Lo fece per un anno Sankirtan. Mahaprabhu poi avrebbe preso sannyasa, avrebbe poi fermato Sankirtan e avrebbe continuato. Puri poi andò nel Sud India. Convinse diversi devoti, buddhisti, Ramanuja. Mahaprabhu poi ritornò. All of South India completing the tour. Aveva completato il tour del Sud India di Puri. And Mahaprabhu was always Sankirtan, he says, Mahaprabhu faceva sempre Sankirtan. Se fate Hari Sankirtan, Mahaprabhu kahiram ehi Mahamantra. Yadava Gyasa Kariya Nirbandha. Yavitya Sarva Siddhi Haya Savar. Sarvakhan Bhava Vidhinahiyat. Ki Bhajane, Ki Sayane, Ki Bhajagarane.
ಅಹರ್ನಿಶಿಂತ ಗುರುನಾಮನೆ ನಾಮ ಭಜ ನಾಮ ಚಿಂತ ನಾಮ ಕರೋ ಸಾರ್ ನಾಮ ಬಿನಾ ಕೊರಿ ಕಾಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಮಹಾಪುರುಷ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಹಾಪುರುಷ್ ಸೇವ್ ದಿ ಮಹಾಪುರುಷ್ ಐ ಸೇವ್ ಯು ದೇಖ.